questa brillante esposizione. Del resto lui è sempre molto brillante quando presenta problemi e cose varie. E lo ringrazio perché ha ricordato Diego De Sisto, carissimo anche mio amico, e quando prima ho detto che nel sistema diciamo attuale o di sempre, nelle cose prima vengono i realizzatori e poi i gestori, è una sua frase, e lui è una sua insegnamento. Io ho tenuto molto ben presente questo concetto, che prima vengono i realizzatori e poi sono i gestori. Bene, allora questa impostazione che ha dato Luciano D'Alfonso è molto interessante, e siccome riguarda, mi pare, soprattutto i tre comuni, Pescara, Monte Silvano e Spoltore, io gradirei se i rappresentanti di Pescara, Monte Silvano e Spoltore di intervenire in questo dibattito. Chi è che... Il sindaco di Pescara sta parlando con gli operai di Attiva, sei una consigliera comunale. Il sindaco di Spoltore. Grazie dell'ospitalità, è un bel tema. Un tema che abbiamo già affrontato, anzi in questi giorni stiamo affrontando insieme al Presidente D'Alfonso in maniera molto molto attenta, perché questo è un tema che va affrontato con tanta tanta cautela. Io condivido molto di quello che dice il Presidente D'Alfonso e condivido anche le sue perplessità rispetto a questo processo di fusione. Qualcuno pensa che sia un'annessione, e soprattutto le perplessità nel gestire un processo anche interessante, alto, dove finalmente si parla di grandi processi, di pianificazione, di territori, ma allo stesso tempo è importante comprendere la gestione del medio e breve periodo. Il Presidente ricordava del processo dell'azzeramento delle province, che vivono oggi un dramma di una legge che, se in maniera precisa previsto in maniera netta le date, il percorso legislativo su come andavano eliminate queste province, ora sono ancora lì carichi di problemi, e significa carichi di problemi per i cittadini. Ecco perché un processo di fusione di tre grandi comuni, tra i più grandi della regione Abruzzo, che la legge non prevede, l'unico caso in Italia, ecco perché io oggi sono particolarmente dubbioso su questo, che non prevede, la Del Rio nasce per accorpare e incentivare fusioni di piccole realtà. Voi immaginate che in Abruzzo abbiamo, credo Presidente, oltre 100 comuni che hanno meno di 1000 abitanti, dove sono piccoli comuni anche con centinaia di abitanti, dove il vigile urbano apre il cimitero, fa il ragioniere, e credo che lì ci sia un'oggettiva difficoltà nella gestione dei servizi, dove ci sia un'oggettiva difficoltà anche nel razionalizzare le spese per questi piccolissimi comuni. Qui parliamo di tre realtà autonome, indipendenti, anche differenti. E quando dicevo, Presidente, dobbiamo essere bravi a gestire il medio e breve periodo, mi riferisco che oggi Spoltore, e quando il Presidente diceva anche, dice, ma chi le paga? Le paga Spoltore. Oggi Spoltore ha una condizione economica e finanziaria nettamente migliore degli altri comuni. Nettamente migliore, c'è una tassazione a Spoltore con i suoi 20.000 abitanti la metà degli altri comuni, la tassa dei rifiuti a Spoltore la metà di Pescara, di Montesilvano, e abbiamo una raccolta differenziata al 70% a differenza degli altri comuni, non perché siamo più bravi e più belli, questo è lo stato di fatto. E una fusione a freddo, se non riusciamo a gestire il medio, il breve e medio periodo, significa che questi 20.000 abitanti con queste condizioni, è solo un esempio perché ce ne sono anche altri, significa perdere
e la gente verrà con i forconi, Presidente. La gente verrà con i forconi, ecco perché non può essere solo un bel ragionamento elitario a volte, radical chic in qualche salotto, ma bisogna fare i conti con, il Presidente lo sa bene, ecco perché è molto a alcune perplessità, perché poi gli amministratori che stanno a contatto con le persone sanno le reali difficoltà, che significa fondere e annettere, bisogna pensare a tutto, perché veramente in questo periodo la gente verrà a prenderci con i forconi su questa questione. Ecco perché confido molto nel Presidente, infatti le due proposte sono, secondo me, la seconda è molto più interessante della prima, quindi c'è un atteggiamento di cautela e di vedere bene, altrimenti rischiamo di fare peggio delle province. Grazie a tutti dell'ospitalità, grazie Presidente. Nicola dà un contributo, perché è un artista, partecipo con qualche battuta. Tanto buonasera e ringrazio a Dio gli amici del Medici Cattolici per due ragioni fondamentalmente. La prima perché ha dato questa occasione di confronto pubblico su un argomento che ha uno spessore storico, come ha cercato anche di documentare il nostro ex magnifico rettore. Saluto anche il nostro rettore corrente che merita l'attenzione che si deve e che forse potrebbe impegnarsi anche lui in questo scorcio di fine mandato a contribuire a animare il dibattito che si sta facendo, giustamente molto molto interessante. Devo anche ringraziare perché questa iniziativa cade in un momento particolare di cui è protagonista con coraggio il Presidente della nostra regione, Luciano Alfonso, perché a lui tutto gli si può imputare, meno che una cosa, che non abbia il coraggio delle sue idee, ma soprattutto il coraggio di assumersi le responsabilità. E siccome, come dice un grande, forse uno dei più grandi intellettuali con cui ci si deve confrontare, che è Luca, la modernità, soprattutto nel nostro continente, che è affondamento anche di una delle ragioni in declino del nostro continente, è la paura, l'essere vittime come collettività e come anche persone della paura. Il nostro Presidente è un esempio da questo punto di vista, la paura, gli estranei, quindi bellissima. Bellissimo il coraggio che ha avuto anche rispetto a questo tema che do atto è delicatissimo, è complicato, anche come la testimonianza Silvio Scultore ci ricorda. Ci sono condizioni, c'erano e continuano a starci complicazioni politiche difficilissime da gestire, soprattutto per chi ha il massimo di responsabilità istituzionale, e dunque averlo comunque portato adesso all'attenzione dell'organo competente e che è l'organo rappresentativo di tutti gli abruzzesi, che è il Consiglio regionale, è un gesto di coraggio, una grande testimonianza di coraggio. Nel merito, a proposito del dovere alla memoria, l'argomento ha una declinazione della nostra regione che ha origine prima della nascita della regione, già negli anni 60, con i primi documenti di programmazione territoriale, il tema della organizzazione urbana della nostra regione fu assunto a fondamento di qualunque riflessione, sia in direzione delle innovazioni negli ordinamenti istituzionali, quindi in prossimità della nascita della regione, sia in direzione di quella che allora era la grammatica per tutti, la responsabilità della programmazione. Il governo centrale aveva sposato l'idea della programmazione come punti cardinali che doveva ispirare ogni azione di governo, declinato sui territori la programmazione della nostra regione, significava e significò dare una lettura che poi andò subito naturalmente nella direzione di individuare nell'asse chianitescano un imprescindibile punto cardinale di riferimento del concepire degli equilibri territoriali, e nell'individuazione poi
di un asse, bisogna anche ricordarlo, che andava al di là dei confini regionali. Teramo, Ascoli Piceno, un altro asse, un altro punto cardinale, e dell'Aquila, l'alto terzo faro che doveva illuminare l'armatura urbana della nuova nascente regione. Ci fu Giovanni Astengo, che è nella storia della scienza urbanistica italiana del Novecento, ed è stato uno dei più grandi urbanisti di tutto il Novecento, che approfondì particolarmente questo tema della nostra regione e da, a proposito di funzioni e del significato pratico che poi il tema dell'organizzazione del territorio assume, bisogna ricordare che dagli studi di Giovanni Astengo sono stati originati il primo vero importante piano regolatore di Chieti del 71-72 e il primo piano regolatore generale di Pescara del 73. Da queste idee sono nate i due consorzi che hanno cambiato la storia della regione, il consorzio universitario da una parte, dall'altra è nato, all'epoca nacque il consorzio industriale e le prime idee anche di quella che poi diventerà infrastruttura strategica per eccellenza, che è l'aeroporto, tanto che la saga si costruisce nell'81, ma sul, in conseguenza del dibattito promosso dagli studi urbanistici di Giovanni Astengo per la nostra regione. Ricordo queste antecedenti perché poi il contributo dato dal, specificamente dalla nostra università, dei colleghi anche ispirati e guidati da Uberto, sapientemente da Uberto, si aggiunge a questa tradizione, arricchisce ulteriormente questa tradizione, ma i partiti politici, faccio un richiamo appena un po' collateralmente a questo filone più tecnico, scientifico, cioè i partiti politici. Negli anni 70, tantissime, numerose iniziative, avendo al centro la necessità di andare in direzione di processi o di fusioni o di organizzazioni di patti o di, all'epoca si chiamava organizzazioni di comprensori o di unioni tra comuni, comunque aggregazioni. Ne abbiamo uno per tutto, quello forse che ha determinato anche un primo, un dopo nella cultura politico-istituzionale, cioè un governo svolto alle Spranate 1980 che coinvolse numerosissime, importantissime personalità del Parlamento italiano, l'intero istituto regionale nelle personalità che lo governavano e ne erano rappresentate nel Consiglio e tutte le forze sindacali e politiche di questa regione. La conclusione di quel dibattito: si scelgono i percorsi, ma bisogna andare nell'aggregazione il più rapidamente possibile, a cominciare da quella che in genere passa anche nel titolo del manifesto che presenta questa iniziativa, l'area metropolitana, diciamo così, l'area metropolitana. Però poi nulla è successo in concreto. Perché? Perché tutto ha dovuto fare i conti con l'ordinamento superiore del paese, principi costituzionali, competenze declinabili, e su queste due coordinate si è arenato la discussione, il processo di riforma istituzionale, perché nel frattempo è venuto meno la cultura della programmazione, nel frattempo i cosiddetti comprensori sono scomparsi, il ruolo delle province, che sappiamo, l'epilogo man mano è stato depotenziato, e il tema comunque ha continuato a rappresentarsi. Allora, io non voglio rubare tempo, perché poi voglio invece commentare il tempo che ci aspetta, gli impegni che ci aspettano. Il tema dell'aggregazione limitato nell'ambito di una provincia è un percorso obbligato perché è la Costituzione che ce lo impone. Grande come numeri, territorio, demografia o altro, io concordo con le considerazioni e le perplessità che ci ha rappresentato, e non è un paradosso che ci ha rappresentato il Presidente. Infatti, personalmente non sono mai stato convinto che questo è l'approccio da seguire in queste riflessioni. Potrei invocare
ho l'approccio che mi è più, che mi è più familiare, che è quello dell'economista, ma sulla frontiera della ricerca moderna, che va oltre la raccolta delle sintomatologie della domanda di Keynes o la pretesa di tutto organizzare dall'alto di Schumpeter, ma è quella dimensione, la mesoeconomia, che però io qui mi devo fermare, è chiaro che si deve, si può discutere secondo quella che è la correttezza dei comportamenti che mi competono, tra, nel rispetto della peer review, cioè tra pari, e nei seminari, nelle attività di ricerca in sede accademica, non solo in questa regione, ma in Italia e a livello internazionale, contributi in tal senso, anche nel mio gruppo di ricerca ci sono, ma per carità non deve essere un'autocitazione a supportare chissà quali idee. La verità è che dal punto di vista proprio pragmatico basta alzarsi la mattina e vedere cosa avviene intorno a noi dal punto di vista economico. Non inventiamo noi, c'è l'economia globalizzata, che poi giustamente si identifica come economia local, che si distribuisce, si organizza, funziona attraverso reti che va al di là degli stati nazionali, va al di là delle organizzazioni dei macro territori attraverso le regioni, e invece affonda le radici nelle piattaforme di funzioni che sono governate dalle città, dall'est e l'ovest del Nord America, al Pacifico, alle economie emergenti del Sud America, dell'Asia, le piattaforme attraverso le quali si realizzano le reti e si declina la nuova economia, è interpretata dal ruolo, ci piaccia o non ci piaccia, dal ruolo sempre più protagonista delle città. Allora in dimensione grande o piccola, no, e ha ragione il Presidente, il vero tema è quello delle funzioni. Ma qui, e qui abbandono il mio abito professionale perché non ne posso parlare, sarebbe un atto di arroganza da parte mia insisterci oltre misura in una sede così, e vado proprio a quello che vi potrebbe sorprendere, che è esattamente la riflessione politica. Vi è consentito per una volta fare riflessione politica in maniera spregiudicata anche, che nessuno si aspetterebbe nemmeno che lo possa fare o sia abilitato a fare, ma senza rubare il mestiere, invece a chi lo sa fare molto bene, ed è qui presente, che è un campione e un esempio per noi tutti, che è il nostro Presidente Luciano Alfonso. Allora, io qui parto da una cultura cattolica, che è una grandissima, straordinaria eredità e fonte di insegnamento per la modernità, che è il ruolo della città, il ruolo della comunità che si identifica nella città. È chiaro che dal punto di vista economico e della scienza economica per me è facile, è come sfondare una porta aperta, perché io sono sempre stato un operatore e convinto operatore di Tattaglia, che è un'interpretazione laica, ma è scientifica, razionale, del grande intuito del cattolicesimo, soprattutto nella tradizione italiana. Ma qui mi permetto di citare una grande protagonista che immediatamente non ha il rilievo che invece meriterebbe nella storia italiana, che è Adriano Olivetti. Allora, qui siamo sulla frontiera proprio della ricerca di quelle che sono le nuove forme di cittadinanza, ma le nuove declinazioni dei principi della democrazia. E Olivetti che cosa diceva? Olivetti diceva che per aversi la democrazia tre categorie si devono sposare: il territorio, l'identità del territorio, la comunità e l'identità della comunità, e poi l'organizzazione delle funzioni. Se, diceva Olivetti, queste tre categorie non si sovrappongono e non si fanno coincidere, c'è un difetto di democrazia. Allora, da economista anche sono convinto che l'efficientamento non è quello di risparmiare qualche consigliere in più, qualche assessore in più, qualche sindaco, o un ufficio in più, un ufficio in meno, un comandante di vigili umani in più. Questo è un argomento e un versante della riflessione che a me non mi ha mai appassionato. Il vero tema qui è la democrazia. Ma perché mai un consigliere di Montesilvano
che ha un bacino elettorale su una strada o due strade ha più diritto di una comunità di 200.000 abitanti nel decidere se un rondò si fa o non si fa il suo. Perché questo è una riflessione da fare, sono una comunità estesa, è una banalità, naturalmente una sciocchezza, forse non so se è l'esempio più appropriato su cui riflettere. Ma perché è vero quello che dicevo Olivetti, perché questo c'è in questo territorio, in capo a quelle, a queste tre amministrazioni, c'è una sola comunità, c'è un solo territorio, è un sindaco di chiedo scusa, non è che ci dobbiamo insistere più di tanto se andiamo a piedi sul marciapiede ai ridossi della clinica Pierangelo, qui abbiamo un marciapiede declinato in un modo e dopo 10 centimetri un marciapiede declinato un altro modo. È una cosa insostenibile che possa sopravvivere questo, oppure se andiamo lungo la Nazionale Sud c'è una casa privata piccola, tra l'altro, modesta. All'ingresso c'è il cartello che separa le due città, all'ingresso a Pescara la camera da letto a Francavilla, quello lì, non so a chi paga le tasse, veramente è un rebus, è a chi dovrebbe davvero pagare le tasse. Non so, è anche un desiderio. Quindi diciamo così, qui il territorio c'è ed è unico, la comunità c'è è unica, le funzioni ci sono, ma sono caoticamente declinate. Dunque, qui c'è un difetto di democrazia, quindi è un problema, prima di tutto un problema politico. Dopo, a me farebbe fin troppo gioco, siccome ne discutiamo di discusso altre volte, insomma, poi se vogliamo proprio fare qualche allusione a qualche convenienza di questa regione, meglio dire di più, dell'Italia in questa parte della penisola italiana, cioè l'intero centro adriatico della penisola italiana. Noi non siamo nella lista delle 10 aree, delle 10 città metropolitane e delle 4 aggiunte dalle due regioni speciali, Sardegna e Sicilia. Ma i principali finanziamenti europei sono declinati attraverso i PONO, i piani operativi nazionali. Dunque noi non siamo beneficiari dei piani operativi nazionali, che per regolamento europeo, per accordo Stato italiano, Unione Europea, ha riservato questi finanziamenti a quelle città e non ad altre. Così, tant'è che per fortuna e con grande impegno e abilità e capacità del Presidente Lucio D'Alfonso sta cercando di riattenzionare anche come Regione Abruzzo. Ma noi siamo stati tagliati totalmente fuori da quella pianificazione perché nella grammatica di analisi a supporto delle policy europee quelle direttrici fanno riferimento all'esistenza di città, certamente con alcune dimensioni. Ma perché questo? Non perché si ama la grandezza, ma perché si presuppone che certe dimensioni offrono anche dei servizi gerarchicamente superiori che scale di dimensioni più basse non riescono e non potrebbero offrire e garantire a chi? Ai cittadini. Abbiamo sempre quindi che cosa? Il rapporto tra democratico tra cittadini e modelli, nuovi modelli di governo. L'altro esempio è anche quello del master plan presidente, su cui tu hai dato l'anima e ti va dato atto e ti si dovrebbe fare un grande pauso come cittadino abruzzese, tutti ti ha votato e chi non ti ha votato, per l'ovvero impegno che hai rivolto per attenzionare al meglio la nostra regione in un processo così importante di riaffidamento per la prima volta di risorse fuori del Mezzogiorno. Però non possiamo negarci che a quel tavolo per la ripartizione delle risorse noi ci siamo potuti sedere una sola volta e poi c'è stata la tua straordinaria bravura che ha saputo contare più di una sola volta degli altri presidenti di altre regioni del Mezzogiorno. Però ci sono altre regioni che si sono sedute prima come presidenti di regione e poi come città metropolitana. La Sicilia si è seduta 4 volte, la Campania più volte, la Puglia più volte, anche la Regione Calabria più volte, e noi una sola volta. Abbiamo avuto qualcosa di più, e di meritatamente di più, ma grazie al tuo straordinario impegno, alla tua straordinaria bravura. È ovvio che anche in questo caso siamo penalizzati. Vedete, io ho fatto due esempi, tre esempi, rispetto ai quali questa regione sta perdendo opportunità.
carta. Perché? Perché non dispone di una carta d'identità, la vogliamo chiamare così, diamo il nome che vogliamo, ma di una carta d'identità che ci faccia cittadini più protagonisti nelle relazioni nazionali, europee e internazionali. Da ultimo, e finisco, lui ha fatto una battuta, dice, insomma, io sono più mattosciano. Io devo concludere che mi sento più d'Alfonsano di quando non pensassi, di esserlo. E questo scatta, questo però non vorrei che dia adito a qualche equivoco, perché no, la verità, come avete visto, noi ci testimoniamo anche il pubblico, che il nostro rapporto è un rapporto, diciamo, ossiglioso. È un rapporto che parte da storie diverse, da storie professionali diverse, da esperienze diverse, quelle sue sono sicuramente più importanti, delle mie. E quindi naturalmente abbiamo opinioni diverse, non su tutto però, non pensare su tutto, su alcune cose importanti abbiamo opinioni diverse. Però qual è il bello di un rapporto costruito così? Che per quanto mi riguarda, alla fine io colgo elementi di arricchimento, di riflessione, anche volti a rettificare in qualche modo persino mie idee originali. Non so se altrettanto la stessa cosa, per cui concludo salutando con grande gioia intanto al Consiglio regionale, adesso ci saranno due proposte sono, io posso dare due proposte, quindi due idee. Naturalmente io mi auguro e spero che il Presidente, il nostro Presidente, di tutti, faccia in modo che prevalga la direttrice che vada nella direzione di quella che è veramente sposare la modernità in maniera irreversibile per questa legge. E la legge l'ho chiamata legge d'Alfonso. Grazie di questo intervento illuminante. Purtroppo il Presidente ci deve lasciare, scusa, e quindi lo ringraziamo e soprattutto gli facciamo gli auguri. E ci conforta il coraggio che lui ha e il coraggio che sicuramente gli consentirà di portare avanti questa idea molto, molto importante del futuro di questa nostra area. Io non so, credo che senza il primo attore di questa proposta si possa continuare, però se qualcuno vuole portare esperienza relativa agli altri comuni potrebbe essere anche questa un'occasione importante per ascoltarli. Altrimenti chiudiamo, ringraziamo tutti voi che siete venuti e gli organizzatori di questo bel incontro. Buonasera. Ora un po' non ci vediamo.